Una partenza così, chi se la immaginava? L'Enel Basket comincia la stagione nel migliore dei modi, imponendosi di fronte ai propri tifosi, sui favoriti, anzi i favoritissimi, della stagione 2013-2014 di Lega A. Alla sirena il tabellone parla chiaro e nell'88 Armani Milano 80, impresa col paccio, chiamatela come volete, qualsiasi termine sarebbe riduttivo perché la cronaca ci regala una squadra, quella biancazzurra, che contro le star milanesi difende meglio, con maggiore intensità, mettendo in mostra una calma che da un punto di vista strategico si è rivelata vincente, almeno quanto i punti, ben 33, arrivati dalla panchina. Nel primo quarto gli uomini di Bucchi, con Zerini al posto di Aminu, Dyson in regia, Lewis Snyder esterni e James in ala forte, sfruttano la migliore difesa e la velocità dei contropiedi, il 20-15 è anche bugiardo perché i biancazzurri giocano meglio per poi perdersi un po' nella seconda frazione, troppi errori per l'Enel e Milano si riporta sotto per ingranare la marcia, negli spogliatoi si va sul 37-41, Lewis e James la fanno da padroni nel terzo quarto e mettono in difficoltà l'Armani all'inizio dell'ultimo tempo. Il punteggio premia i biancazzurri di nuovo avanti per 61-58. L'Enel gestisce bene anche se il gioco da tre punti di Milano riporta sotto gli uomini di Banchi. Brindisi tiene e mantiene alla fine un meritato più 8. Alla sirena esplode la gioia dei tifosi, della società e dello staff tecnico. Esplode di gioia anche il patron Massimo Ferrarese. Battere Milano era il suo sogno dichiarato. Quando salì al timone della New Basket, quel sogno è diventato realtà.